a rendere omaggio agli imprenditori italiani che non si fermano nonostante tutto e tutto. C'è stato il Salone della Nautica, il Salone della Calzatura, il Salone delle Macchine Offensive, c'è uno Salone del Vino da appassionato, e quindi li ringrazio perché tengono Milano e la Lombardia vive. E spero che al governo non ci sia nessuno che pensi di tornare a richiudere ancora locali, negozi, bar, uffici, fabbriche, scuole, perché si rischia di morire così. Attenti sì, distanti sì, mascherati sì, però non chiusi in casa. Quindi sono contento di dedicare una parte del mio domenica pomeriggio a chi non si ferma, nonostante tutto e nonostante tutti. Neanche lockdown mirati, specifici? No, l'80% dei contagi avviene a casa, questi sono i dati. Quindi è inutile andare a prendersela con chi lavora. Anzi, io chiederei, se qualcosa bisogna sospendere, un concorso straordinario per migliaia di insegnanti fissato per metà ottobre è una follia. Quello sì, quello lo eviterei. Eviterei questo supplizio sia agli insegnanti che agli studenti. Per il resto spero che si possa evitare un'altra chiusura, altrimenti qua non ci rialziamo più.